Adesso devo parlare io, vero? E cosa dovrei dire? Quando avrò finito mi condannerete per il mio crimine. E allora io vi chiedo una cosa. Cos'è un crimine? Cos'è la punizione? Perché sembra variare a seconda dei tempi e anche dei luoghi. Quello che era legale ieri diventa illegale oggi perché una qualche società ha cambiato opinione. E quello che era illegale diventa di colpo legale perché tutti quanti lo fanno. Non dico cosa è giusto o cosa è sbagliato. Io dico solo che così stanno le cose. Io ho trascorso 3 anni e mezzo della mia vita nella vostra prigione. Io credo di aver pagato per il mio crimine. E se la vostra decisione oggi sarà di darmi dell'altra galera, il mio avvocato, chiamiamolo avvocato, diceva: sta calma, non ti arrabbiare, non te la prendere, sta buona. E io ti farò avere un indulto, un'amnistia, un appello, questo e quello e chissà cosa. Beh, questa commedia sta andando avanti da 3 anni e mezzo ormai. E io sono stata calma, sono stata buona e adesso io sono stanca di essere buona perché voi mi avete lasciato credere che mi rimanevano solo 53 giorni. Avete attaccato questo bel cartello davanti alla mia faccia e adesso me lo levate da sotto il naso. E tu, vorrei che tu fossi qui dove mi trovo io adesso e sentissi quello che io sento adesso, perché allora capiresti che c'è bisogno di una sola cosa al mondo, della pietà. Capiresti che il concetto di ogni società è basato sulla sua capacità di comprensione e sul suo senso di generosità, sul suo senso di giustizia. Ma sarebbe come chiedere a un orso di cacare nel cesso. Strano che un popolo di porci non mangi il maiale. Gesù Cristo ha detto di perdonare, ma io non posso. Io non posso. Io odio voi, odio la vostra nazione, odio il vostro popolo e siano maledetti i vostri figli per sempre perché sono porci! Tu sei un porco! Siete tutti porci.